Buonasera famiglia, siete pronti? Buonasera a tutti, bentornati. Ci siete? Siamo pronti per un'altra serata potentissima. Eccoci qua, ciao famiglia, bentornati. Vi dicevo, è fondamentale che voi abbiate visto tutti l'analisi al laboratorio che abbiamo tradotto dal mondo. Allora, io andrei velocemente, ma vado giusto a titolone. Tra i tanti dottori abbiamo la dottoressa Jane Ruby, conferma fibre misteriose nelle vene e arterie, praticamente in concomitanza degli strani coaguli di sangue. Ok, così iniziamo a aggiungere tasselli. C'è questa dottoressa che ha parlato con chi praticamente si occupa di svuotare i cadaveri dal sangue. E come mai visto prima, hanno iniziato a trovare praticamente su tutti gli sperimentati questi coaguli di sangue e fibre mai viste all'interno. Chiaro? Così iniziamo a mettere i puntini insieme. Vi farò vedere alcune cose dal passato a oggi per farvi vedere il quadro quanto è coerente, ok? In modo da farvi fare il quadro chiaro come l'ho in testa io, in poche parole. Andremo a riaprire anche i documenti dalla NASA, evitiamo quelli dell'Air Force. Ci serviranno per questo, non per nulla. Allora, questo è quello dell'Air Force nei video inerenti sulla geoingegneria, soprattutto il video chiamato Ecco chi sono i veri complottisti, dove mette insieme tutti i documenti NASA, Air Force, Commissione Europea, 200 brevetti e oltre sulla geoingegneria, eccetera. Questo lo riporto solo perché abbiamo il capitolone sulla geoingegneria, molto molto importante. E vabbè, facciamo una cosa abbastanza veloce a questo punto, direi, perché per importanza. Un attimo che lo trovo. Allora, abbiamo il capitolone sulla modificazione del clima tramite la geoingegneria, tramite cloud seeding, quindi irrorazione e energia diretta. In un capitolo intero discutono su come modificare il clima. Ora ci arrivo. Sono cose che dovresti sapere, ma vi metto tutte insieme, ovviamente. Ok, la paginata è questa. Sistema e analisi per la modifica del clima. E potrete vedere precipitazioni indotte via particulate seeding, quindi particolato e irrorazione di particolato, o energia diretta. E poi, in diverse pagine, anche quelle che vi mostrerò tra un attimo, si parla proprio di MEMS, Micro Electromechanical System o Device. Lo vedete? Scritto chiaro, quindi irrorazione di smart dust, attenzione. Così ora arriviamo al punto. Hanno un paio di paginate chiamate Sensor Microbot e Microbot per l'attacco, quindi sia per la sorveglianza, la ricognizione, per l'intelligence, sia per l'attacco. Praticamente micro nanobot, e ci ripetono ancora, includendo la dispersione via aerosol. Ve lo sottolineo e ve lo traduco. Ok, quindi come sembra non ci siamo inventati nulla, questa è l'Air Force. Ne ha parlato svariatamente, ve l'ho anche mostrato alla Commissione europea, tra ARP e via dicendo. Questa è la paginata Microbot per l'attacco, anche qui ovviamente including dispersal as an aerosol, quindi includendo la dispersione via aerosol sia nella pagina di prima che in questa. La Smart Dust, eccola qui, Micro Mechanical Device, MEMS, Micro Electromechanical System, la Smart Dust, chiaro, limpido, veramente sotto la luce del sole, però la cosa difficile è mettere tutto insieme. Ok. Andiamo ad aprire anche quello della NASA che ci interesserà questa sera. Il documento La guerra del futuro. Questo è un documento del 2001, se non sbaglio, ora ci ricontrollo. Scritto qui, sotto le pagine. Luglio 2001.
La guerra del futuro circa 2025, e anche qui dentro ovviamente si parla di smart dust, diversi impieghi di smart dust, aerosol, non aerosol, e si parla anche di insetti cooptati e di guerra sfruttando la natura. Vi ricordate che qui dentro c'è veramente di tutto, ci sono anche insetti per infondere malattie, c'è cioè tutto e di più. Quindi lo utilizzeremo anche per quanto riguarda il morgello, gli insetti cooptati che a quanto pare sarebbero proprio il morgello. Quindi li teniamo un attimo lì. Ok, abbiamo tantissime analisi al laboratorio, brevetti, protocolli dei dottori da tutto il mondo, un dermatologo italiano, ad esempio. Abbiamo il Carnicom Institute con il collegamento Geoingegneria Morgellons. Ok, questo come dalla Germania con Nexus. La dottoressa che era stata colpita dal Morgellons fino a oggi, tutto quello che è uscito di collegato. Abbiamo veramente tantissimo. Io inizierei, ovviamente, facciamo un minimo di spiegazione su questo Morgellons. Allora, praticamente possiamo chiamarla come nuova malattia uscita in concomitanza con la sperimentazione della geoingegneria, quindi non è che sia proprio degli ultimi anni, semmai dell'ultimo ventennio, per essere abbastanza precisi. Prendiamo come ad esempio questo articolo del The Guardian, che è una grandissima testata giornalistica, rinomata internazionalmente, un articolo del 7 maggio 2011. Morgellons, un'epidemia nascosta o un'isteria di massa? È una condizione misteriosa che colpisce decine di migliaia di persone in tutto il mondo, ma che cos'è? Dal principio è stata insabbiata come fosse parassitismo, una questione psicosomatica, nel senso che tramite nostre paranoie, problemi emotivi psicologici, secondo questa linea mainstream che ha infangato la questione fino all'ultimo praticamente. Dicono che sono i pazienti stessi che si creano questi sintomi. E praticamente sentono camminare sotto pelle, muovere sotto pelle, e la vittima praticamente si va a grattare, creandosi delle eruzioni, ma non solo grattandosi, si creano, tra parentesi, finché non escono queste fibre. Allora, la parassitosi esiste, ma non c'entra assolutamente nulla con questo. In poche parole, sono stata una maniera per infangare la questione. Tanto è che vi posso fare anche vedere. È stata anche infangata come Lyme, come morbo di Lyme. Posso far vedere ad esempio da Oggi Scienza che aveva fatto un articolo del 2020. La sindrome di Morgellons è il nome attribuito a una patologia della pelle caratterizzata da lesioni, dolore e piaghe che possono contenere materiale fibroso che tra l'altro è rimasto sconosciuto, dall'origine sconosciuta. Vedete anche qui il paziente autodiagnostica la malattia e la identifica come Morgellons. E ci dicono che ci sono varie indagini scientifiche, un ampio consenso nel ritenere Morgellons una particolare forma di parassitosi delirante, fibre tessili che crescono sotto pelle, e questa Mary Leitao sarebbe la prima ad aver spiegato il Morgellons e dato il nome. Alcuni dermatologi avanzarono l'ipotesi che certi casi di Morgellons sarebbero potuti essere stati confusi con la malattia di Lyme, il morbo causato dal morso di una zecca, caratterizzato da sintomi simili, tra cui quelli neurologici. Vedete che può essere anche confuso come malattia di Lyme. Il fatto che comunque non è congruo, la lacuna è che comunque la malattia di Morgellons, il morbo di Morgellons, è unica per quello che esce praticamente dalla pelle di origine sconosciuta. Quindi a tutti gli effetti è solo stata un'ottima opera di infangamento, di insabbiamento. Questo è il libro di Pizzuti, Evoluzione non autorizzata di Pizzuti, che parla del Morgellons. Ha fatto un ottimo lavoro Pizzuti, devo dire. E infatti già dal titolo del libro, Evoluzione non autorizzata, va proprio in simbiosi con la mia linea di ricerca e di pensiero finale.
di evoluzione non autorizzata, transumanesimo stiamo sempre parlando. Ora tenete bene a mente questa immagine, la tengo da parte, la riapriamo tra un attimo, perché questo libro è di anni fa, ora vi dico esattamente di quando è. Avevamo visto anche un'intervista di Pizzuti, che è stato molto molto bravo. Dovrebbe essere del 2016. Quindi tenete a mente queste immagini da laboratorio di almeno del 2016 e oltre. E prenderemo le analisi da laboratorio invece di oggi, della sperimentazione in atto nell'ultima annata. Vedrete che si somigliano in maniera impressionante. È veramente impressionante. Vi faccio vedere ancora un attimo le immagini dal libro di Pizzuti. Farò vedere quelle dai laboratori di tutto il mondo. Immagini di laboratorio dei campioni di pelle invasi dalle fibre del morbo di Morgan. Immagina al microscopio di una larva individuata tra le fibre. Questa è quella più importante che si collegherà all'oggi, perché veramente preso da vicino una di queste estremità e vedrete come si somigliano in maniera eclatante. Veramente eclatante. Allora, al nostro supporto abbiamo diversi dottori dal mondo, quindi adesso li andremo a vedere tutti. Questo era l'articolo del The Guardian. Epidemia nascosta o isteria di massa? Quindi vogliamo continuare a infangare la questione o diciamo la verità? Allora, prima di farvi vedere tutti i laboratori da oggi, vi faccio vedere anche la somiglianza incredibile, vi riapro le analisi al laboratorio di Delgado e non solo Delgado, dove oggi riesce questo Morgellons, in teoria in forma più avanzata, sembrerebbe. E vedrete l'incredibile somiglianza. Però prima di ciò vi faccio vedere un paio di documentari mainstream che tra l'altro ho ficcato in mezzo anche al documentario, ma senza il suono perché stavo parlando io sopra. Vi faccio vedere un paio di servizi giornalistici che non sono niente male. There's something that in common, there has to be, and I think the doctors found it. It's a medical mystery striking thousands of women, causing terrible pain, horrible skin lesions, and crawling sensations all over the body. For years, doctors struggled to figure what really causes this bizarre condition, if it's even real or just in the victim's head. Tonight, ABC 15's Adam Slinger reveals some new research causing the mystery to grow even deeper. And we want to warn you, this is graphic. You know you have this thing, you can feel it. For her, it felt like there were microscopic bugs, parasites, living inside of her skin. To have literally thousands of those running around on your face, hundreds of thousands. That was 3 months ago. This is Stacey Hillman today. It's hard to even think about washing the dishes or doing laundry or going to the grocery store because you're consumed by this feeling. Her husband Jeff watched as his wife slipped into a life of constant crying and constant pain. I couldn't do it. It was not fun. She went to doctor after doctor. All told her the same thing. They all told me that there was nothing wrong. There's nothing they could do for me. Doctors call the syndrome Morgellons. The illness affects mainly women in their 50s, and just last month, the CDC released a shocking study. Doctors can't figure out what's causing it. And so the report suggests that to some degree, the patients are delusional. Had me wondering, is my wife crazy? How can you look at someone's face, a beautiful person with unusual looking skin, and tell them you're delusional? Omar Amin is the director of the Parasitology Center in Scottsdale. He's been studying Morgellons for several years. And there's no parasites. He says no, there are not any bugs crawling on the skin, but there's no doubt it feels that way. He believes the patient's nerves are damaged, poisoned by a toxin, and that toxin is spreading. It sounds like science fiction, but we have 100% recovery rate.
He says Stacy is part of a small group of people who have a highly allergic reaction to certain chemicals. In this case, he believes the poison that was attacking her body had actually been there for decades. It was mercury leaking out of a cracked filling in her tooth. I think the doctors found it. Stacy replaced her fillings with a different substance, and she says life is suddenly good again. It's very emotional because I finally realized that, wow, this nightmare is going to end. The CDC says people should be very cautious about getting treatment for something that's not medically proven, and that anyone who claims to have the answer is going out on a limb. I'm Adam Slinger, ABC 15 News. It's hard to imagine, though, looking at somebody who has this sort of rash on their body and saying, well, you're just delusional. Yeah, it's showing up physically. And you see her husband's pain in that story as well, because he's saying he was afraid to even leave her at home because he thought that, you know, she could be suicidal because of this. So yeah, you can imagine the frustration. Yeah, it's a real deal. Il prossimo servizietto mainstream, eccolo qui. Come vedete, dall'inizio alla fine dicono che la maggior parte rispondono come pazienti deliranti. Questo ci va un po' più a fondo sulle fibre che fuoriescono. Anche lì vedete che decade subito la risposta di quel dottore che dice che è avvelenamento chimico. Non ci spiega come mai fuoriescono queste fibre sconosciute, dall'origine sconosciuta, materiale sconosciuto, eccetera. It's an emotional meeting. These people from all over the country all suffer from a baffling disease, including the youngest patient, this little three-year-old. Everything about this is not normal. It's going to be really hard. Mother and daughter say they are both afflicted. I'm just scared. Very scared. It's called Morgellons disease. The origin is on... Andato su. It's called Morgellons disease. Perché va su? The origin is unknown. What's truly bizarre, the disease produces strange fibers that emerge from the skin. The X-Files? It's nothing short of that. The symptoms are painful and even creepy. The itching was so bad that it was painful. Stinging, biting, crawling. Using magnifying devices, they comb their bodies, examining what they say are outbreaks of the disease. There's one. You sit and you wonder, what on earth could cause this? And that's the big question about Morgellons disease. You see, most doctors don't recognize it as a disease at all. They say people who claim to have it are delusional, conjuring up parasites, scratching themselves, even planting textiles like cotton on themselves to feed the delusion. I've had 17 visits with doctors over the past 3 years. All of them, except one, have basically laughed at me. Nicole says doctors first thought her daughter Ashley had severe diaper rash until the lesion spread to her face. She constantly thinks that there are bugs on her. So, and that's what it feels like. It feels like things are crawling underneath your skin. I don't think these patients are crazy. At Oklahoma State University in Tulsa, Dr. Rhonda Casey believes Morgellons is a genuine illness and takes precautions when examining Morgellons patients. We don't know yet whether it's contagious. Dr. Casey says all her patients exhibit the same types of lesions and scars. She says they are definitely not self-inflicted. They all appeared to be eruptions more than scratched areas on their skin. Dr. Casey has taken numerous fiber samples and says they're unlike anything she's ever seen. They are not textile. They are not any known substance. Dr. Casey was a... Come vedete, come vi volevo dire, non sono materiali conosciuti. È incredibile. Amazed by the mysterious fiber on Brian's hand and decided to have it tested. She tugs on it, but the fiber holds firm. Finally, it comes loose. We took the whole plug of skin with it. Dr. Casey and her colleague, Dr. Randy Wymore, take the samples to Tulsa's crime lab. Morgellons fibers are not any known textile, cotton or rayon or nylon, not any of those. What's more, the fibers don't burn when exposed to high heat. Have you ever done a fiber that didn't vaporize? Non si bruciano. Completely other than the Morgellons fiber? No. Many in the medical community are nonetheless skeptical, but people who say they have Morgellons are desperate. Look at the evidence. That's all we ask. Look at the evidence.
Incredibile. Veramente incredibile. Questo servizio è veramente fortissimo. Allora, immagini dallo studio riportato dal The Guardian. Immagini veramente forti. Allora, Di Marco Pizzuti vi ha già mostrato le immagini che trattano Morgellons all'interno. Nella mia ricerca del passato, qui troviamo un sacco di brevetti più o meno collegati. Alcuni trattano come curare il Morgellons, altri sembrano proprio sulla produzione di nanofibre, metodi per il trattamento della malattia di Morgellons, ad esempio. Questi sono dottori che parlano. Morgellons, questo all'interno del brevetto però tradotto, attenzione, nel forum io li riporto già tradotti e a volte sottolineati per fare prima, come in questo caso. Faccio vedere qual è il brevetto. Morgellons disease. È una condizione caratterizzata da una serie di vari sintomi dermatologici e neuropsichiatrici. Questi sintomi includono sensazioni di prurito, ingattonamento, morso, pizzicore. Quindi qui intende sempre sottopelle, sentire muovere, via dicendo. Presenza di fibre sopra, all'interno, sporgenti dalla pelle. Possono essere nere, bianche, blu, rosse o di queste combinazioni. Lesioni cutanee persistenti, per esempio eruzioni cutanee, piaghe, pustole simili a brufoli. Presenza di punti neri o granuli che ricordano sale o sabbia. Presenza di insetti sulla pelle o all'interno di una lesione aperta. Caratterizzato anche da artralgia articolare, affaticamento, disturbi del sonno, alterazioni della vista, confusione mentale e perdita di memoria. Possono causare estremo disagio, nei casi più gravi può portare ad ansia, depressione e suicidio, come avete visto, riportato anche da alcune testate. Nel nostro documentario ne abbiamo parlato superficialmente, questa sera facciamo un approfondimento. Vi ricordate anche di Klaus Vella, il ricercatore Klaus Vella? Trovate video su YouTube, ci parlava di un ciclo fungino. Abbiamo diverse conferme su questo dal Nexus, la dottoressa tedesca, ma anche in questi brevetti. Allora, tralasciamo tanti brevetti qui. Questo era molto ambiguo. Terreni di coltura e metodi per la coltura di microrganismi. Al punto 12, metodo per coltivare un microrganismo associato alla malattia di Morgellons. Non chiedetemi per cosa lo abbiano utilizzato, cosa volevano farne, veramente mi ha lasciato così a bocca aperta anche a me. E in questo brevetto, oltre alle fibre e ai materiali solidi, le piaghe della malattia di Morgellons sono state associate a strutture filamentose visibili costituite da proteine e lipidi. La forma primaria di crescita di queste strutture filamentose è una guaina filamentosa incapsulante. Si ritiene sia costituita principalmente da cheratina o altre sostanze, potrebbe essere simile alla crescita fungina, ciclo fungino che ci riportava anche Vella. E qui poi ci colleghiamo al Carnicom Institute e ai batteri cross domain. L'interno della guaina è costituito da una struttura submicronica che è caratterizzata a volte come una struttura simile a spirochete, e un dottore darà questa come risposta alle spirochete. Batterica o simile alla clamidia ed è definita come batteri cross domain o cross domain organis. Quindi vi posso già dire che tra i diversi dottori e laboratori di studio che se ne sono occupati, ci sono diverse linee teoriche per spiegare questo Morgellons. I batteri cross domain o gli organismi cross domain vengono classificati come la forma più primitiva di crescita dalle strutture filamentose. Nonostante gli enormi sforzi di ricerca, sono ancora in via di sviluppo metodi per isolare, coltivare e preservare questi microrganismi o parti di essi in uno stato altamente puro, almeno qui ci dice per lo studio. Quindi può essere per quello la coltivazione. Allora, io farei un salto, facciamo un salto brevemente, visto che abbiamo appena parlato di batteri cross domain, andiamo al Carnicom Institute.
che ha trattato il Morgellons collegandolo alla geoingegneria e alle scie chimiche. Questo studio si chiamava Rivelazione mondiale di nuovi e distruttivi batteri cross-domain SynBio collegati alle scie chimiche. Il Morgellons nel corpo di tutti per trasformare la specie umana. Pensate un po'. Qui c'è la pagina, io ho già tradotto. Abbiamo un informatico ed ex dipendente del governo, Clifford Carnicom, ha rivelato il nucleo della sua profonda ricerca in un periodo di 20 anni su una varietà di fenomeni che circondano una scoperta chiave molto preoccupante, quella di un nuovo strano, nuovo microbo isolato prima da un sistema di filamenti trasportati dall'aria nel 1999. Scoperto in seguito ad esistere e influenzare i tessuti nelle lesioni riportate dai malati di Morgellons, nonché nel corpo delle persone e nell'ambiente. Nell'immagine il microbo cross-domain che trasforma i globuli rossi umani, qui avevamo un video che è stato prontamente rimosso da YouTube, lavorando a stretto contatto con questo organismo microbico apparentemente parzialmente sintetico, è importante. Sottoponendolo a vari test e osservazioni, estraendolo da più campioni ottenuti nell'ambiente, da campioni di tessuto di diverse persone, coltivandolo, trovandolo mentre trasforma il sangue e l'urina di numerose persone, osservando i suoi effetti. Così il Clifford Carnicom conclude che questo batterio interdominio, cross-domain, come lo chiama lui, è causale a Morgellons, ora onnipresente nel nostro ambiente trovato post-aerosol, scie chimiche. Quindi al momento potrebbe essere all'interno di tutti i nostri corpi, così ci dice questo studio. È importantissimo per questo detox, bagni disintossicanti e via dicendo. Avete visto anche all'inizio della serata, vi ho mandato gli studi di marzo trattati da una conferenza italiana, questo dottore italiano che ha fatto il confronto tra il sangue di persone sperimentate e non sperimentate, e potrete vedere con i vostri occhi gli effetti, lo avrete visto in serata, gli effetti di una cura disintossicante, ok? E ci dice che ora colpisce distintamente la vita vegetale, la vita fungina, la vita umana, trasformando in breve tutta la vita sul pianeta Terra. Profondamente turbato dalle sue scoperte, ma guidato da un appassionato desiderio per la verità e dal bisogno di aiutare coloro che soffrono di una malattia ancora non riconosciuta, il Morgellons. Liquidato da medici chiaramente cooptati o complici come delirio. E qui c'è il Carnicom Institute, il sito ufficiale dove ho preso questi studi. Quindi vedete come vanno a collegarsi brevetti ufficiali e studi che sono comunque distinti tra loro, laboratori distinti. E praticamente qui ci riferisce che il Morgellons potrebbe essere stato causato appunto dalla sperimentazione con aerosol, essere sorto dalla sperimentazione via aerosol, scie chimiche. Queste sono le foto proprio del Clifford Carnicom. Guardate qui, eh. Vi ricordate i filamenti da ricaduta? Che anche questo è stato trattato mesi, mesi, mesi fa con le scie chimiche. Anche lì dicevano che fossero ragni le loro tele. C'erano cittadine anche in Italia piene, piene di questi filamenti che ricadevano dal cielo. I primi tentativi, questi nel marzo 2000, del Carnicom di identificare la sostanza filamentosa aerodispersa apparentemente collegata agli spray aerosol, contattando l'EPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. Portarono all'ostruzionismo. Risposero così: non avevano alcun obbligo di analizzare materiale non richiesto, discutibile o discutibile. Quindi volevano fargli fare l'analisi di questi filamenti, hanno risposto così. Adesso vi faccio vedere anche un paio di video importanti, di fonti importanti, dichiarazioni veramente forti. Sul CDC abbiamo visto brevemente nel servizio giornalistico. Che anche loro hanno insabbiato e dato come sconosciuto. I risultati della ricerca indicano un tentativo di trasformazione della vita, del DNA e della specie umana. E qui ci ritorneremo anche con Klaus Schwella, quindi vanno in linea con Klaus Schwella.
Allora, gli studi sul Carnicom andiamo abbastanza veloci. Qui possiamo vedere i semi di fagiolo smettono di germogliare, le spore di lievito mostrano una mutazione cellulare. Questi sono tra gli effetti nella natura, attenzione. Deformazione dei semi germinanti e la mutazione delle spore di lievito in presenza della proteina microbica sono raffigurate nel documento di Santa Fe, chiaramente preoccupante poiché ciò mostra che la vita vegetale nascente e la vita fungina vengono distrutte. Qui ci sono le affermazioni del Carnicom. La spettrometria a infrarossi e la cromatografia hanno contribuito a definire le proteine nel microbo, mentre gli studi sulla tossicità dimostrano i suoi effetti dannosi sulla vita batterica, fungina e vegetale. Il DNA è stato nuovamente estratto con successo dalla cultura microbica, sebbene non ancora completamente sequenziato e identificato. Il microbo è stato designato cross domain perché sembra attraversare domini biologici nel suo ciclo di vita e dimostra la sua natura di organismo coltivabile con la separazione di proteine, lipidi e acidi nucleici compiuta. In poche parole, possono infettare e proliferare su diverse specie viventi. Potremmo definire così cross domain, in italiano interdominio. Era il video di questo Carnicom Institute, l'hanno rimosso da YouTube. Discute ulteriormente i sintomi di Morgellons mostrati, segnalando i malati che includono un esaurimento di ossigeno nel sangue, bassa temperatura corporea e trasformazione dei globuli rossi, come avete visto anche prima in foto, mentre l'integrità cellulare rimane intatta. Il microbo tende a coagularsi, dice. Nei centri nervosi e nelle articolazioni all'interno del corpo. Questo è un altro punto, un altro tassello che da ieri a oggi si va a collegare, dando origine a sintomi neurologici e dolorosi, e sembra essere in grado di autoassemblarsi, altra questione che torna oggi, replicarsi e creare le lunghezze fibrose che si dice esplodano dolorosamente attraverso la pelle e provocano pelle increspate e prurite. Il microbo sembra anche trasformare le cellule del sangue e influenzare il DNA. Guardate quante cose tornano da ieri a oggi. È veramente incredibile. Un altro capitolo di questi studi e documenti pubblicati, chiamare a raccolta tutti i professionisti medici e scientifici interessati per discuterne assolutamente. Allora, torniamo un attimo qui. Questi qua sono brevetti belli grossi, fatemeli passare tutti. Un altro brevetto sulle cure, compreso il Morgellons, se non so quanto possa funzionare, io comunque li ho raccolti. Questi sono tutti i brevetti, li saltiamo adesso. ABC News. Misteriosa malattia della pelle al microscopio. Allora, qui ci dovrebbero essere altre foto che ci potrebbero essere utili. Aspettate un attimo. Nuovo studio pubblicato. Dove è andato? Sì, pubblicato oggi sulla malattia di Morgellons. Andiamo a vedere. Eccolo qua lo studio. Questo è un dermatologo italiano che ha trattato il Morgellons. Dottor Del Sorbo, Palermo. La sindrome di Morgellons è stata descritta per la prima volta in Pennsylvania nel 2002 dalla biologa americana Mary Leitao, presidente della fondazione di ricerca in Morgellons, come una strana malattia della pelle caratterizzata da prurito, lesioni, sensazioni di insetti, via dicendo, ormai lo sapete a memoria, e soprattutto dal riscontro di strane fibre nella pelle sotto forma di filamenti o granuli non biodegradabili. Parassitofobia o nuova malattia, se lo chiede anche lui, ci chiede se è contagiosa, ci dice che ci sono un sacco di pazienti che stanno andando a controllare questo Morgellons. Sono diversi studi nel mondo che riferiscono i sintomi del Morgellons mediante visita dermatologica, visita psichiatrica ed esami di accertamento diagnostico. Ci riporta di nuovo il CDC che ha pubblicato il risultato di uno studio condotto in California, ma è quello che abbiamo già visto sulla cosiddetta sindrome di Morgellons. Anche lì si dicevano come inspiegabile anche questa borrelia. Tenetela a mente che la rivedrete
tra alcune spiegazioni di alcuni dottori. Vedete, qui dice: prima di tutto, prima di parlare di diagnosi e terapia, bisogna dimostrarne l'esistenza come nuova entità clinica e distinguerla sul piano clinico e terapeutico, invece di darla come parassitosi e delirio. Guardate qua che dice: le ipotesi eziopatogenetiche sono varie, non sono ancora confermate e possono a volte sembrare bizzarre. Guardate qui, siamo alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesta, settima riga. Esempio, teoria delle nanofibre delle polveri intelligenti, smart dust veicolate tramite punture di insetti, malattia da nanotecnologie. Qui ci andiamo vicino. Nanomacchine, bioimpianti, nanorobot, nanopatologia da nanotubuli e nanosensori o da nanorganismi luminescenti in grado di crescere su un terreno allestito con bicarbonato di cocaina, teoria delle scie chimiche, teoria del complotto, eccetera. Li ha messi tutti insieme. Questo è un dottore italiano, dermatologo, che ne parla. Attendiamo peraltro nuovi sviluppi, studi e segnalazioni da parte di colleghi dermatologi per poter giungere a conclusioni sempre più concrete nell'interesse del paziente, disorientato da pareri spesso discordanti. Non hanno ancora le risposte. Eccolo qua, la borrelia, la dermatite borreliana filamentosa. Questo è un altro dottore, altra linea teorica. Però tutti sono concordanti ovviamente sui sintomi, sulle fibre che escono. Vedete, anche lui lo dice, caratterizzata da filamenti multicolori che giacciono sotto o incorporati o sporgono dalla pelle. Anche lui lo dice, sebbene il morbo di Morgellons fosse inizialmente considerato un disturbo delirante, studi recenti hanno dimostrato che la dermopatia è associata a un'infezione trasmessa dalle zecche, quindi qui torniamo sulla malattia di Lyme. E che i filamenti sono composti da cheratina e collagene che derivano dalla proliferazione di cheratinociti e fibroblasti nel tessuto epiteliale. Io qui sono in disaccordo, comunque ho ripreso anche il suo intervento, la sua linea, e va bene. Vedete qui che ci parla di: il nome Morgellons deriva da una malattia riconosciuta nel XVII secolo nei bambini francesi da Sir Thomas Browne. Questi bambini sono stati notati per avere peli grossolani che sporgono dalla schiena. E queste sono le fibre. I filamenti possono essere bianchi, neri o colorati. Inoltre, i pazienti con l'AMD mostrano una varietà di manifestazioni che assomigliano ai sintomi della malattia di Lyme. Vedete, assomigliano, ma poi non hanno le fibre quando si parla di malattia di Lyme. Le somiglianze sono affaticamento, dolore articolare e neuropatia. Vedete le spirochete che tornano? Infezione da spirochete. Ora ci dovrebbe essere delle immagini anche. Le immagini andiamo a prendere direttamente dal loro studio. Ecco qua, almeno si vede meglio. Assurdo, eh? Sapete che mi piace lavorare così, mettere tutto insieme. Queste sono immagini di alcune vittime della schiena. No, insomma, ok. Tenete a mente anche queste, eh? Tenete a mente anche queste. Addirittura 1000 per ingrandimento 1000 per. Purtroppo quello di prima era un bimbo, era la schiena di un bimbo colpito. Tenete a mente queste immagini, capirete il perché. Andiamo giù. Eccole le spirochete, eccole qua. Batteri a forma di spirale dotati di filamenti assiali simili ai flagelli, fissati ad ambedue le estremità, le cui contrazioni consentono loro di muoversi. Queste sono le spirochete, così capite di che cosa stiamo parlando. Tutto molto assurdo e scioccante, eh? Questa qui, presa sono alcune immagini da laboratorio e ingrandimenti al microscopio. Questa è una di quelle, ma ci dovremmo arrivare. Dato
da ResearchGate, se non sbaglio, è uno di quei grandi portali che raccolgono tutte le università, tutti i loro studi, vi ricordate ResearchGate? Canada, veterinari dal Canada. E abbiamo altri collaboratori, altri dottori. Il documento lo traduciamo: malattie di Morgellon sono studio chimico al microscopio ottico. E anche qui, senza ripeterci, perché va a dare le solite spiegazioni su che cos'è, guardate qua. Malattia multisistemica emergente caratterizzata da dermopatia inspiegabile e insolita produzione di filamenti associati alla pelle. Nonostante le prove dimostrino che è coinvolto un processo infettivo e che le lesioni non sono autoinflitte, molti medici continuano a sostenere che questa malattia è delirante. Non è delirante, lo ripetono. Il nostro studio dimostra che la malattia di Morgellons non è delirante. Vabbè, mettono insieme studi, osservazioni al microscopio, e che le lesioni cutanee con fibre insolito non sono autoinflitte o psicogene. Forniamo prove chimiche, microscopiche, leggere e immunoistologiche che i filamenti associati a questa condizione provengono da cellule epiteliali umane. Qua ci sono foto assurde. Il paziente si è rasato la testa nel tentativo di ridurre il dolore causato dalle lesioni del cuoio capelluto. Lesioni sulla mano del caso 1 a seguito di un ampio trattamento antimicrobico. Una schiena rovinata. Notare l'aspetto puntiforme delle lesioni aperte e l'aspetto cicatriziale dopo la guarigione. Le lesioni si verificano in posizioni che non potrebbero essere facilmente raggiunte dal paziente. Guardate che roba che è uscita da questo laboratorio. Fibre del caso 1. Notare l'aspetto floreale delle fibre. Ingrandimento 100x. Fibre ialine che formano masse macroscopiche nella tessitura delle dita del caso 1. Mi è venuto anche in mente che vi vorrei mostrare un altro documento ufficiale. Studi ufficiali, tra l'altro partiti dal governo, alcuni esponenti del governo, ovviamente non in Italia, e sarebbe proprio questo. L'ho trovato su ResearchGate anche questo. Università di Thessaloniki, con diverse persone competenti, dottori anche qui. E hanno fatto una vera e propria denuncia. Questo intorno al 2016. Il documento si chiamava, il documento di denuncia si chiamava Chemtrails, crisi e perdite proprio come vittime in un mondo interconnesso. Poi vi vado a tradurre l'estratto di questo documento denuncia, perché è veramente molto, molto importante. Ci parla di scie chimiche, ci parla di nuovo ordine mondiale, ma vi rendete conto? Ok, me lo sono messo da parte perché ci servirà. Stavamo finendo con le foto di questo studio. Ciuffi di filamenti ialini che circondano l'essudato coagulato essiccato del caso 1. Guardate qua, filamento blu. Tenete a mente queste immagini. Queste forme sotto illuminazione UV, caso 1, iridescenza di una fibra verde del caso 1. Tenete a mente queste forme sorprendente, iridescenza di una fibra rossa del caso 1. Tenete a mente la forma. Evoluzione non autorizzata, altro laboratorio, la teniamo lì e poi la mettiamo con i risultati al giorno d'oggi sulle persone sperimentate. E mettiamo a confronto queste immagini, queste forme. Fibre rosse e blu nei campioni di pelle del caso 2.
ingrandimento 100x, fibre rosse e blu incorporate nella pelle del caso 2, incorporate nella pelle, fibre aggrovigliate attorno a un capello, fibre che penetrano nel tessuto dermico del caso 1, no, nel caso 2. Follicolo pilifero del caso 3 che mostra due peli che si ramificano da una singola guaina della radice interna. Follicolo pilifero del caso 3 che mostra i filamenti derivanti dall'estremità del bulbo. Roba pazzesca. Follicolo pilifero del caso 3 che mostra filamenti trasparenti derivanti dalla guaina interna della radice. Follicolo pilifero del caso 3 che mostra la fibra blu in alto e la fibra rossa in basso che si diramano dal fusto del capello. Ma avete idea di che cavolo stanno combinando? Campione di dermatite digitale bovina, perché c'è anche la dermatite bovina che è simile, che mostra fibre grossolane. È simile al morgello umano, ok? Di nuovo quella bovina, fibre floreali. Notare la somiglianza con le fibre floreali di Morgellons, del caso 1. Quindi anche gli animali colpiti. Mostra fibre grossolane che hanno origine sotto lo strato corneo. Fibre grossolane con fluorescenza sotto illuminazione UV. E per ultima, immunocolorazione della cheratina della fibra del caso 1. Vi volevo far vedere gli studi più importanti. Ci sono anche alcuni brevetti ufficiali abbastanza ambigui, ad esempio questo, ma non entriamo troppo nel dettaglio questa sera. Cerco solo di farvi chiarezza sul mondo Morgellons fino a oggi, le implicazioni oggi. Tralasciamo, come abbiamo fatto finora, i tanti brevetti, i protocolli per la cura. Qui ci siamo studiati tutto e di più, io e Chiaretta, tra i brevetti ufficiali, per adesso li tralasciamo. Tanto che troviamo il prossimo documento che ci serve, qui possiamo saltare, sono tutti brevetti ufficiali, ma li tralasciamo. C'era anche questo, semina controllata di nanofibre, ma proprio letteralmente tradotta così, eh. Vedete? Seeding, controlled nanofiber seeding. Il famoso idrogel DARPA, perché stasera ce lo tralasciamo volentieri. C'era anche idrogel autorigeneranti qui in mezzo. Andiamo avanti. Sto controllando qui dentro che non ci sia altro di utile, direi di no. Allora, cerchiamo di farvi vedere quella denuncia che vi ho mostrato prima. Non mi ricordo bene lo stato, ma ci deve essere scritto qui. Dalla Grecia, dovrebbe essere dalla Grecia. Ora vi trovo bene l'estratto così lo traduciamo insieme. Vedete, con trail e chemtrails la differenza. È un bel documentino, eh. Bel documentino che tra l'altro esce dal governo, da uno degli esponenti del governo, se non sbaglio dalla Grecia. Allora, da qua dentro andiamo su Morgellons, andiamo a cercare direttamente da Morgellons in questa vasta ricercona qui dentro. E c'è anche le parole, ci sono anche le parole di Vella al riguardo. Avevamo dei video su Vella, sul ricercatore Klaus Vella. Qui andiamo a prendere da spunto su alcune sue spiegazioni sul caso Morgellons. Vi ricordate che parlava di, teoricamente, di occupazione da parte di entità non terrestri che usano l'uomo come serbatoio di energia. Questo lo vedete nell'intervista che su YouTube abbiamo già tradotto in italiano su Klaus Vella.
spiega che i Morgellons sono esseri sintetici un po' più complessi dei semplici funghi. Ciclo funghino, poi vi farò vedere altri studi che vanno a conferma. Sembra che abbiano un sistema di organi e ce ne siano di blu, rossi, di neri. Questo l'abbiamo visto con tutti i dottori dal mondo, e altri ancora arriveranno. Secondo Klaus Wella, ma non solo secondo lui, abbiamo visto anche il Clinical Institute e altri, sospettano invece che le scie chimiche siano la causa della malattia di Morgellons. Qui abbiamo la defunta icona Pop Prince, che ha cercato di educarci sulle scie chimiche, di avvertirci. Qui c'è la sua intervista e le sue parole. Il fenomeno delle scie chimiche, sai, quando ero un bambino vedevo queste strisce nel cielo e pensavo tra me e me. Oh, figo, un jet è appena passato di lì e ora ne vedi un mucchio nel cielo. E la cosa successiva che sai è che l'intero quartiere inizia a combattere. All'inizio non avevi idea del perché, voglio dire che tutti stavano combattendo. Ok, eccola qua, da Research Gate, il documento denuncia che vi volevo far vedere. Andiamo a tradurlo dall'Università di Thessaloniki. Questo è un astratto. La narrazione in base alla quale l'atmosfera terrestre viene sinteticamente, sistematicamente, deliberatamente irrorata di sostanze chimiche pericolose è diventata sempre più popolare in Grecia dopo l'inizio della crisi economica del 2009. Questo articolo esplora la preoccupazione e la mobilitazione contro l'irrorazione in Grecia, attingendo alla ricerca nei siti web e alle interviste pertinenti. Più specificamente esamino le connessioni che le persone tracciano tra le presunte operazioni di irrorazione nel cielo greco, la crisi finanziaria greca e l'emergere di un nuovo ordine mondiale. L'articolo esamina anche la relazione tra il vedere, l'osservare, la conoscenza e la protezione dal pericolo dal punto di vista delle pratiche visive che testimoniano la spruzzatura di scie chimiche. Questo è il documentone, così vi ho tradotto velocemente. Almeno l'astratto, questo qua è il documento. E si chiama Scie chimiche, crisi e perdite in un mondo interconnesso. Allora, qui si parla del documento Manuale sulle scie chimiche del 1990, ma come abbiamo già trattato in passato, abbiamo circa 200 brevetti ufficiali sulle scie chimiche, sulla geoingegneria, e documenti della NASA, Air Force. Già questa sera qualcosina vi sto mostrando dal passato, ma c'era anche questo manuale. Questo qui. Un vero e proprio manuale del 1990 che è stato ritrovato. Chemtrails. Ok, avanziamo. Per toglierci la paginata della NASA che l'ho lasciata lì. Tanto ci ritorneremo adesso con Bella. Il documento della NASA, guerra del futuro circa 2025. Qui dentro c'è tutto e di più, come vi dicevo. Dovrei riuscire a fare la ricerca. Vediamo se me la fa fare. No, non me la fa fare. Vabbè, c'è il capitolo sulla Smart Dust, diversi utilizzi della Smart Dust. C'è l'utilizzo della natura. In guerra sempre, insetti ibridi e cooptati. Eccola qua, natural warfare. Quindi natura come armi, come munizioni, come sensori, quindi gli IMEMS, insetti ibridi. Guardate, utilizzare gli animali o gli insetti come un sistema di consegna di malattie. Avvelenamento, poisoning, vedete? Utilizzare animali, insetti as delivery system, vuol dire di consegna. Addirittura altrimenti esclusivi. Qui dentro c'è di tutto. E alcuni che riguardano proprio il Morgellons. Cyber Artificial Life.
intelligenza sciame. E in queste pagine ci sono anche gli insetti cooptati, di cui ci parlerà proprio Bella citando questo documento. Se non lo trovo subito, prendetemi sulla parola, sapete che non mi invento niente. Psy Wars, guerra psicologica. EMP, impulsi elettromagnetici. Nanosensori, nanotags di nuovo, qui rientra nel nanotags. Come anche i punti quantici, nanotags. Vabbè, e c'è anche insect co-opted. Adesso vedrete che ce ne parla di nuovo Bella, ci dà delle ottime spiegazioni. Qui ci sono gli elementi tra gli elementi che vengono irrorati. Harald Kautzwella crede che il Morgellons diffuso dalle chemtrails siano questi nanotags, vedete, ve l'ho detto, andavo bene a memoria, e sono fibre trasparenti autoreplicanti che possono leggere l'impronta luminosa del tuo DNA e convertirla in un segnale elettromagnetico che può essere registrato dai satelliti o dalle stazioni di terra. Queste minuscole fibre sono nell'aria per trilioni in quantità, soprattutto in alcuni giorni di irrorazione, e vengono inalate dalle persone. Sono visibili dal buio solo se si usa una torcia a luce UV. Ma non tutti i giorni, si insediano come un fungo nel corpo delle persone e si moltiplicano. Tenete di nuovo a mente la questione fungina, che ora vi riporto lo studio tedesco, e si moltiplicano, ma all'inizio sono completamente innocui. Anche se in Europa probabilmente il 100% delle persone sono infette, il 99,99% non si ammala e rimane completamente asintomatico. Per il momento il Morgellons servono solo come antenna. Tuttavia, una piccola parte della popolazione ha sintomi del Morgellon sulla pelle, poiché il loro corpo li rigetta ed escono dal corpo attraverso la pelle. Quando questi Morgellons vengono esaminati nelle ferite della pelle, si nota che hanno assunto un colore rosso o blu. Sono un po' più complessi dei funghi classici e hanno qualcosa di simile a piccoli organi. Si moltiplicano anche in una capsula di Petri. E qui ci riportano un altro documento ufficiale che si ricollega. Infatti il documento ci dice, collegato a Vella, se esistono davvero queste fibre nanotag, dovevano essere state inventate e sviluppate da qualcuno, da qualche parte. Ci può essere qualche riferimento qui, con Jacob Waller 2013, con un documento pubblicato chiamato Complessi DNA porfirina autoassemblanti su scala nanometrica per la raccolta di luce artificiale. Con il documento e il link. La descrizione si adatta molto bene alle fibre che Vella sospetta nelle chemtrails. Citando dal documento, presentiamo qui complessi artificiali autoassemblanti che raccolgono la luce, costituiti da impalcature di DNA coloranti, intercalati e un accettore di porfirina ancorato in un bilayer lipidico che imita concettualmente i sistemi naturali di raccolta della luce. Un altro candidato, un altro documento, brevetto candidato, è questo qui. Autoassemblaggio acquoso di un metallo polimero a doppia elica elettroluminescente, ma ce ne sono assai, con tutti quelli che ho cercato anch'io di brevetti. Proprio come le fibre di cristallo fotonico prodotte da Lewis, Stati Uniti, Naval Research Laboratory, cioè il Dipartimento della Difesa. Una classe di fibra ottica basata sulle proprietà dei cristalli fotonici. E tutti i dettagli. Queste fibre di Morgellons sono anche in qualche modo collegate alle onde millimetriche delle reti 5G, 6G e 7G attualmente in sviluppo. Si crede che reagiscano l'una con l'altra, inviando informazioni di stato. Inviano l'identificazione del DNA. Inviano la posizione. Quindi potrebbe stare a fungere come intermediario all'interno dei corpi, ma qui sono completamente d'accordo.
anche con il finale che vi riporto, con le ultime analisi da tutto il mondo, direi che il quadro è abbastanza coerente e chiaro. Vi ricordate, tra le ultime notizie che abbiamo trattato la volta scorsa, per coincidenza è uscito questo, che è del passato, dei mesi scorsi, 6G Vision for 2030, per il 2030. Vi ricordate quel prototipo che praticamente trasmetteva ologrammi su una superficie e quindi poter utilizzare dalla mano i telefoni, i dispositivi? Ecco, mi è tornato questo dai mesi scorsi, guardate. Tolgo la musica. Guardate. Avete visto? Sensori con una fusione con intelligenza artificiale, quindi controllo del sangue, controllo di dati biometrici. Vedete la mia salute? Assurdo, perché avevamo appena visto un articolo di un dispositivo molto molto simile. Mi è tornato questo dal passato. Vabbè, e anche questo lo troverete nel video dell'intervista di anni fa di Klaus Vella che trovate su YouTube. Praticamente Vella, stando a contatto con diverse vittime di Morgellons, ce n'era soprattutto una o due, non mi ricordo, che era capace di visione remota, di poter vedere a distanza, concentrarsi e vedere che cosa si annidava sotto pelle. Praticamente questo soggetto con queste capacità era anche vittima di Morgellons e cercava di vedere che cosa navigava sotto pelle. Praticamente vedeva dei ragni. Però tutte queste cose, queste informazioni dovreste andarle a prendere voi, come anche i laboratori da tutto il mondo dell'ultima annata. Questa sera metterò tutti i tasselli insieme, però dovrete essere voi ad andare a prendere una a una queste cose e metterle insieme. Io faccio il quadro per farvi capire, però voi fate il vostro. Inutile a dirsi, ci sono tantissimi film che hanno mostrato questo parassita dalla forma di ragno o di piovra. Infatti ci ricolleghiamo anche all'Idra 2.0, la dottoressa Madei. Ci può essere il film Matrix che faceva vedere quella specie di seppiolina, seppia che si ficcava sotto la pelle di Neo, del protagonista. Il film Prometheus. Ce ne sono tanti di film che mostrano questa roba che si riflette con la realtà, però. Vedete, torniamo sugli insetti cooptati nel documento della NASA. Lo stavo cercando, tra i tanti capitoli c'è proprio Insect Co-opted, insetti cooptati. Nanotag e Insect Co-opted. E ci ritorniamo per l'ennesima volta anche agli insetti ibridi, sempre della DARPA. Come mai hanno lavorato, sviluppato, studiato così tanto sugli insetti e sulle micro-nanomacchine fuse con gli insetti? Il quadro è coerente. Nel documento della NASA, Insect Co-opted, Vella vede qui un punto di connessione con i corpi simili a ragni, quelli che vi dicevo, e li chiamava praticamente arconti, che sono al di fuori del nostro spettro di percezione. Tuttavia, dalla sua dichiarazione nel 2015, intervista che vedete di Vella, sono avvenuti alcuni nuovi sviluppi che si adattano molto meglio agli insetti cooptati. Stiamo parlando del progetto completamente folle, cofinanziato da Bill Gates per 1 miliardo, no, 1,5 milioni di dollari per liberare 1 miliardo di zanzare geneticamente modificate negli Stati Uniti. Ovviamente anche questa storia torna. Scienziati giapponesi sono già riusciti nel 2010 a trasformare le zanzare in vaccinatori volanti. C'è anche Crisanti nel progetto di liberazione di queste zanzare in Italia. Sito di science.org.
Gli insetti potrebbero teoricamente proteggere da varie malattie, ma è improbabile che il concetto decolli come zanzare, vaccinatori, volanti. Veramente molto, molto triste, inquietante. E qui ci sono tutti i dati, ma vi dico, anche in Italia ormai ne hanno rilasciate a iosa di queste zanzare. Qui si riparla del cerotto. Quantum dot del biosensore DARPA profusa. Andiamo un attimo avanti. Faccio la ricerchina così, almeno faccio prima, abbiate pazienza. Qui c'è un'altra intervista di Vella, l'avrei voluta vedere molto volentieri con voi, solo che dal tedesco all'italiano la traduce veramente male. Praticamente ci ho dato un'occhiata, viene tradotta malissimo, quindi non la guarderemo. Ci parla del conflitto nelle isole Falkland per il Black Goo, il Black Goo di intelligenza artificiale, attenzione. Anche di questo, nell'intervista che abbiamo in italiano, almeno quella si capisce. Andatevi a vedere quella. Ecco qua, la dottoressa tedesca, mi ricordavo bene. Ah no, deve essere un uomo a questo punto, deve essere un uomo, mi sbagliavo io. Mi ricordavo bene però che si chiamava Newman, vedete? Dalla Germania. Ha svolto gli studi sul Morgellons in prima persona come vittima. Siamo alle ultime cose e saranno quelle più forti, più toccanti, più chiarificatrici, perché fa faremo vedere da ieri a oggi, insomma, il collegamento, la somiglianza incredibile. Allora, questo è lo studio tedesco del Mark Newman, del dottor Newman. La malattia spaventosa si sta diffondendo in tutto il mondo, ma è negata dalla professione medica e dalla medicina convenzionale. Le persone colpite presumibilmente soffrono di follia da spermatozoi. E qui c'è praticamente il dialogo tra Nexus Edizioni, il giornale, e Newman, che è stato colpito anche lui. All'inizio pensava a una puntura di insetto, sta spiegando la sua esperienza dall'inizio. Ha provato tutto e di più, come ha provato a sbarazzarsi dalla malattia, ha fatto veramente tutto e di più. Più tardi mi sono chiesto perché all'improvviso mi sono venuti i piedi grandi e gonfi. Quando è rimasto ad esempio tanto seduto al computer, costantemente teso, ginocchia calde, soffrivo di tosse, mal di testa e stanchezza cronica. Vedete alcuni sintomi che si riconducono al Morgellons. Lividi, perdita di capelli, anemie, malattie gengivali. Tutto e di più. Ecco qua le foto del loro studio. I corpi fruttiferi del Morgellons germinano dall'infa nera. Dall'ifa nera. Vedete anche qui, molto simile alla malattia di Lyme, come sintomi. Le fibre che descrivi sono legate a una nuova sottospecie di Borrelia. Molti la pensano così, ma si può solo ipotizzare. Questi fili di Morgellons sono solo un sottoprodotto di un'infezione di Lyme, punto di domanda. Potrebbero i batteri Borrelia spirochete produrre tali fili? No, infatti vedete che nega la questione. La risposta come Lyme. Esistono batteri pelosi o virus, ma la mia ricerca ha rivelato che l'intera biologia e morfologia del Morgellons è più probabile che siano funghi o organismi simili a funghi. Quindi vedete che questo studio va a dare conferma a Vella. Quindi queste fibre tornano nella pelle, ci viene chiesto. Sì, esatto. L'ho notato per la prima volta quando sono andato in sauna per sudare le fibre, per espellerle, ma non appena ho sudato, ho fatto la doccia, ho asciugato alcune fibre, quelle fibre si sono impigliate nei miei piedi e ho subito avuto nuove pustole lì. Incredibile. Ha messo una maglietta vecchia che non indossava da un po' di tempo e si è ricoperto di queste pustole. Questo in realtà mi ha fatto capire che queste fibre sì sono contagiose anche anni dopo. Tempi di sopravvivenza così lunghi sono in realtà noti solo da spore fungine o uova di vermi. Ho fatto molti esperimenti con le fibre, anche infettandomi frequentemente, registrando questo con una telecamera per microscopio. Puoi esaminare queste immagini sul mio sito Morgellons Research. Sono
sono molto piccoli, difficilmente possono essere visti a occhio nudo. Se diverse fibre singole si sono combinate per formare fasci di fibre, possono essere viste come piccoli punti neri sulla pelle. Guardate qua che tornano di nuovo in simbiosi con Bella. Queste fibre che appaiono nere potrebbero essere polimeri che assorbono la luce e sensibili al pH. Dopo aver esaminato molte di queste fibre colorate al microscopio, mi sono reso conto che non era possibile che insetti o acari che penetrano nella pelle potessero essere la causa principale della sindrome di Morquell. Piuttosto è principalmente un accumulo di fibre rosse, verdi e blu. Non esistono perché il corpo comunque dovrebbe eliminarli. Cioè, in natura non esistono. Queste fibre dai colori vivaci, a volte ricoperte di melma fungina, sono probabilmente le stesse fibre di plastica che l'industria dei pesticidi, secondo i suoi brevetti ufficiali, utilizza, polimeri in cui sono incorporati microorganismi, dai funghi ai batteri. Questa è una fibra di Morgellons che bolle quando viene applicato l'acido. Ah, vi faccio vedere ancora qualche immagine da qui dentro e andiamo sul finale. Anche in Germania non viene riconosciuta ancora, almeno negli anni di questo studio. Dal punto di vista puramente logico, per me non ha senso quello che stanno facendo i dottori, facendole passare per delirio o infangandolo in altri modi. Queste sono ife di Morgellons con protoplasma. Le ife sarebbero fibre. Qui abbiamo le fibre di Morgellons nell'intestino e sull'unghia. Ho visto anche alcuni documentari e servizi giornalistici anche con alcune vittime con le fibre sull'unghia che escono dall'unghia. Qui abbiamo queste fibre bianche e nere attorcigliate. Avete visto che roba? Allora, chiudiamo questo studio, anche se siamo solo a metà, perché non voglio portarvi via troppo tempo, ma farvi comprendere il quadro generale. Ok, la questione di queste fibre è tornata negli ultimi tempi, non solo con le analisi laboratorie di tutto il mondo, ma anche per quanto riguarda mascherine e tamponi. Adesso vi rifaccio vedere velocemente. Riprendo un video vecchio. Anche questo è diventato virale di portata mondiale, in tutto il mondo si è dimostrata la presenza di queste fibre. Io anche ho analizzato un lotto intero di mascherine nuove, di pacca, vi sottolineo, soprattutto quelle economiche a basso costo, cinesi. Era questo, scusate. All'inizio di questo qui. Tenete a mente le forme che avete visto prima, dagli studi prima, e ora arriviamo alle fibre. Oggi. Ecco qua il test che ho fatto anch'io, che hanno fatto tantissime persone nel mondo. Anche la dottoressa Gatti ne aveva parlato. Andiamo a mettere qualità massima.
veramente immagini impressionanti, impressionanti. Io anche ho fatto il mio test, un lotto intero, ho fatto le mie riprese, ma queste sono le più incredibili, le più sconvolgenti. Ora, tenete a mente queste immagini, queste forme, mettete tutto insieme con quello che vi mostrerò adesso. E andiamo nel finale, quindi le analisi al laboratorio degli ultimi mesi. Allora, c'erano ancora delle spiegazioni utili da Bella, prima di chiudere. Ok, eccolo qua. Time Loops, la pagina di Bella. Citazione da Bella. Morgellons può essere imbrigliato come una biotecnologia transumanista. Quando entrano in contatto con punti quantici, ecco che si ritorna a punti già visti questa sera, nanocoloranti fosforescenti rossi e blu, che secondo un'analisi dell'Università di Harvard vengono introdotti nella catena alimentare anche dagli aerei. I Morgellons come nanomacchine autoassemblanti formano un'unità tecnica con questi coloranti che trasforma le onde radio in segnali luminosi che possono essere letti dal DNA come segnale proprio del corpo, così come in direzione opposta trasforma la luce del corpo in segnali radio che portano una firma personale del DNA. Qui abbiamo un'autobiografia romanzata di San Luis Ferli, pubblicata da Esper Verlag del 2013, con il titolo Die Sonne Dieb, cioè I ladri di sole. Il tutto servirebbe allo scopo di sorveglianza dell'intelligence dell'intera popolazione. Le pubblicazioni scientifiche nel campo delle tecnologie transumaniste che descrivono antenne plasmoniche e cristalli plasmonico-fotonici esagonali autoassemblanti, identici nella costruzione al Morgellons o corpi di spore di Morgellon, suggeriscono inoltre la possibilità di un controllo mentale estremamente complesso. Qui si torna al progetto Hydra 2.0, la forma è simile, e la dottoressa Madei ci parlava proprio di questi studi e sviluppi per arrivare a un controllo mentale. Eccolo qua. Vedete? Qua sotto. È un secondo intervento della dottoressa Madei che ci dice, dopo aver osservato i loro studi, il genoma, progetto Genoma 2.0 Hydra, è arrivata alla conclusione che servirebbe questa roba, questi parassiti, compresa l'Hydra, per il controllo da remoto di massa. Torna tutto, è incredibile. Mi sto mettendo insieme studi, ricercatori da tutto il mondo, di tutti gli anni fino ad oggi. Possibilità di controllo mentale estremamente complesso con una lettura e scrittura che funziona fondamentalmente come un registratore. Si legge un modello emotivo arbitrariamente complesso da un essere umano con l'aiuto delle onde radio prodotte dai Morgellons, lo digitalizza e può riprodurlo a un altro essere umano o all'interno dell'umanità con l'aiuto di un segnale radio riprodotto. Questa possibilità sarebbe puramente tecnica, a condizione che vi sia un'infezione diffusa del Morgellons e una diffusione dei punti quantici necessari nella catena alimentare. In questo caso probabilmente sarebbe sufficiente un'infezione latente, non devono esserci sintomi visibili. Qui storicamente si torna a Bell Labs, una struttura di ricerca di proprietà del governo che è stata per molti anni sotto la direzione di un pioniere nazista delle scie chimiche e che ha attirato l'attenzione nel 1982 con la scoperta dei punti quantici. L'industrializzazione di questa ricerca di base è attribuita al MITRE. Vi dico velocemente che cos'è. Organizzazione americana senza scopo di lucro, con doppia sede, gestisce centri di ricerca e sviluppo finanziati a livello federale a supporto di varie agenzie governative statunitensi nei settori dell'aviazione, della difesa, della sanità, della sicurezza nazionale e sicurezza informatica, tra gli altri. Quindi, l'industrializzazione di questa ricerca di base è attribuita al MITRE. Il dispiegamento del micelio è stato, secondo gli addetti ai lavori, effettuati dalla Evergreen International Airline, di proprietà della CIA, che
che tuttavia ha interrotto questa linea di attività, almeno di facciata, nel novembre 2013, in coincidenza con il fallimento a sorpresa di Ryanair e il rifiuto della Russia di continuare a partecipare all'ufficio di coordinamento della difesa missilistica internazionale. Allora, qua ci sono altre cosine, ma le la tralasciamo per questa sera. Vi voglio far vedere un paio di video, però, eh. Prima di concludere, vi volevo far vedere un paio di video. Ci sono molti film predittivi. Lucy, Star Trek, X-File, Scipione Api ne metta. Vi vorrei far vedere queste testimonianze, veramente niente, niente male. Ok, sì, è qui uno. There is a long Dottoressa Ilia Sandra Berlingeri ha affermato che si tratta di un avvelenamento intenzionale dell'umanità da parte del complesso industriale militare. Parlando sempre di Morgellons, ovviamente, e delle scie chimiche. Vedete gli elementi, tra cui bario, fibra di vetro rivestita di nanoalluminio, torio radioattivo, cadmio, cromo, nickel, eccetera. long history in the United States, tragically. Not the kind of history that you learn in college textbooks about secret chemical exposure Esposizione chimica segreta. to which Americans were subjected. I'd like to read you just a few of them. In 1931, Dr. Cornelius Rhodes, under the auspices of the Rockefeller Institute for Medical Investigations, infected human subjects with cancer cells. They were not told about it. He later went on to establish the U.S. Army Biological Warfare Facility in Maryland, Utah, and Panama, and then was named to the U.S. Atomic Energy Commission. While there, he began a series of radiation exposures, experiments on American soldiers and civilians in hospitals. In 1942, chemical warfare services began mustard gas experiences on approximately 4,000 servicemen. The experiments continued until 1945 and made use of the Seventh-day Adventists who chose to become human guinea pigs rather than serve on duty. 1965, prisoners in a prison in Philadelphia were subjected to dioxin. Dioxin is so toxic, it is a byproduct of chlorine when it breaks down, whether it's in Clorox or in tampons, and a teaspoon could literally kill the entire planet. Dioxin is a carcinogen, and it's part of Agent Orange. That was suspected even before the military used it for Desert Storm. In 1996, Esatto, il progetto Desert Storm, l'agente orange arancione. the Department of Defense admits that Desert Storm exposure for all of the military was they were exposed to chemical agents, including Agent Orange. So I have questions that have to be part of an urgently needed public discussion and outcry. When is this going to stop? Obviously, you don't know, and I would urge you, they're outside. Grande domanda, quando finirà questa sperimentazione? There's a list of websites that you can go to, not just to Clifford Carnicom's, but this is the most, his website is the most well-documented one with lots of medical information. I've talked to over 100 doctors just in this past 6 months, naturopaths, MDs, all sorts of people in healthcare, and there we have staggering rates of upper respiratory and cardiovascular problems that we never used to have. There's a brand new emerging field, and that's called environmental cardiology, and they are not even dealing with the issues of weather modifications and chemtrails. I'd like to know how are the real drought conditions by nature exacerbated by a constant spew of aerosols? Grande, anche qua dice quante influenze in realtà hanno le scie chimiche nella siccità, nel riscaldamento globale che tanto acclamano. In the chemtrails, how much of global warming or climate change is actually caused by billions of tons of these aerosols
that have been sprayed over us for the last 8 years without our permission. It's not just CO2 emissions that we have to deal with, but we have to deal with weather modification. How is weather modification by the military destabilizing our planet's natural weather? A controversial weather modification bill was just passed. Bush just signed it to the 109th Congress. There was no public discussion. These bills did not include any agricultural, water, EPA, or public representatives, and did not have any provisions for congressional, state, county, or public oversight of either expenditures, medical, and/or environmental consequences. In other words, we've really been guinea pigs for at least the last 8 years, with literally every breath we take. Che parole. Avete visto che roba? Ci tenevo a mostrarvelo apposta questo intervento. Grandissima Ilia Sandra Perlingeti. Abbiamo anche un altro intervento veramente ottimo, però purtroppo non lo traduce in italiano automaticamente. Farò il possibile per tradurlo da Randy Wymore, uno dei pochi medici coraggiosi illuminati che parla apertamente di questo crimine. Peccato, peccato che non riesco a mostrarvelo e tradurvelo subito. Ok, andiamo ai passi finali, tralasciando la possibile apocalisse zombie annunciata anche dalla CDC in più annate, anche di recente. Potrebbe essere collegata a tutto questo, assolutamente. Ne abbiamo parlato in altri video, guardate sempre su Rumble per queste cose un po' più pesantucce. Ora vi faccio vedere l'analisi al laboratorio di oggi. Tenete a mente le immagini viste prima, soprattutto queste. Le ho già pronte. Da evoluzione non autorizzata di Pizzuti. Soprattutto quello dell'estremità di una di queste fibre. Mettendo tutto insieme vedrete che si formerà un bel quadro coerente e chiaro. Anche sui termini tecnici ci possiamo perdere, come si perdono i diversi laboratori e dottori interessati. Il quadro è chiaro e si collega coerente. Questa è la cosa più importante. Con le analisi al laboratorio di tutto il mondo sono uscite almeno una decina di parassiti diversi, tra cui questa benedetta idra, a forma di polpo, di piovra, e sono state ritrovate queste fibre che continuano a crescere, quindi si parla sia di micro nanotecnologie che autoassemblanti che si vanno a formare col tempo, ma anche di queste fibre che continuano a crescere col passare del tempo. Ora vi faccio vedere le immagini dal laboratorio dalla Spagna, mettete tutto insieme. E vi faccio un piccolo quadro finale. Ne hanno parlato anche con una veterinaria che anche lei ha analizzato queste fibre. Anche lei ci parla di Morgellons, così vi aggiungo uno studio ulteriore che aveva collaborato con Delgado, una veterinaria. Qui c'è la raccolta da tutto il mondo, tutti i dottori e laboratori che hanno trattato e la roba ritrovata all'interno, parassiti, nanotecnologie. Andiamo alla fibra, tenete a mente l'immagine che vi ho mostrato. Praticamente con l'alito, con il respiro, veniva attratto e questo torna come comportamento anche per quello che è stato ritrovato. Lo dico chiaro. Esto es una aberración.
¿verdad? Muy rápidamente. Como si estuviera atacando, efectivamente. Tiene el comportamiento de un parásito. Seguimos. Allora, perciò facciamo 1 più 1 nel finale. Mettiamo insieme i risultati dei cadaveri, i risultati del sangue con questi coaguli di sangue mai visti e le fibre incorporate mai viste. E poi queste fibre che continuano a crescere. Quindi è scontato all'interno dei corpi o all'interno delle fiale, la cosa è sempre quella. Stanno facendo crescere queste fibre insieme alle nanotecnologie autoassemblanti, che si vedono sempre nei risultati da laboratori di tutto il mondo, stanno facendo crescere queste fibre che andranno a fungere come circuito, detta proprio banalmente. Poi andiamo a prendere anche le parole di Klaus Schwella, con tutte le spiegazioni tecniche che vogliono raccogliere la luce, trasmettere dati, fungere da intermediario di dati, come ci spiega il WEF. Tra l'altro vi ricordo che nell'ultimo documento del WEF, del World Economic Forum, proprio sull'identità digitale e gli agenti di identità digitale, si parlava di intermediari intracorporei all'interno dei nostri corpi per ricevere e trasmettere dati. Ce lo dicono pure loro. Quindi è una buona soluzione finale come linea di pensiero. Questo è quello che traggo io come conclusione alla fine di tutte queste ricerche. Ovviamente, come anche Pizzuti fece con il suo libro Evoluzione non autorizzata, avete visto il Carnicom Institute che ci parla di trasformare gli esseri umani e la vita in generale sulla Terra con queste nanotecnologie. E fin lì ci siamo, ma queste fibre che continuano a crescere, che sono veramente molto molto somiglianti al Morgello, tant'è che anche da Delgado e Company sono state etichettate come Morgellons, potrebbero benissimo fungere come circuiti per l'essere transumano. In una di queste analisi al laboratorio al microscopio dalla Spagna, tra l'altro, fanno vedere un'estremità che torna molto molto simile all'immagine di Pizzuti. Se riesco a farvela vedere subito, è una all'interno di questi video, sempre parte di questi video. Questa l'avete vista questa sera. Andiamoci a vedere questo spezzettone, dai. Dovrebbe farla vedere l'estremità. Speriamo che sia questo. Fíjense ustedes en el microtúbulo tipo Morgellons, porque también además tiene movimiento. No lo hemos grabado, pero vuelve a tener movimiento. Estáis preguntando por aquí el tamaño, aproximadamente unas 100-200 micras de ancho.
ha ido creciendo. Guardate qua. Bueno, ahora van a ver ustedes la longitud del, de ese microtúbulo, digamos, cada vez más enorme. Ha ido creciendo. Esas luces son el reflejo de la propia luz del condensador del microscopio. Esta me ha llamado mucho la atención, digo, al que nos pone... Este video vi consiglio veramente di guardarli tutti con calma perché sono tutti collegati. C'è un sacco di dottori, diversi studi, sempre dalla Spagna, altri dottori qui. Si parla di micro, polpi, idra. Ricordate il MIT che si è ispirato da polpi, da micropolpi robot? Si torna, si collega, tutto coerente. In uno di questi facciano vedere bene le estremità. Può essere che sia questo. Faccio l'ultimo tentativo, tanto ormai vi ho mostrato tutto quello che volevo. Il quadro ve l'ho fatto, spero che sia bello chiaro. Fatemi sapere la vostra, ovviamente. Faccio l'ultimo tentativo, se fosse qui dentro, che mostra bene l'estremità di uno di questi filamenti. Se no, fate la vostra ricerchina, finite di guardarvi da soli tutte queste analisi che sono importanti. Intento oírte, pero se me oye fatal. Pero bueno, ahora yo intentaré cogerte mejor el mensaje. Sí, me estabas hablando del condensador. Yo intento buscar la... Esto que se ve más nítido en los bordes sin que tengan halo. Por eso a lo mejor el color sale extraño, pero bueno. Bueno, era lo que os quería decir, es que lo encontré, encontré en un momento determinado en la muestra que se movía el líquido de la muestra. Y entonces me llamó la atención que se moviera algo, como si estuviera vivo. Entonces me di cuenta que se estaba moviendo, buscando, y me encontré... José Luis, un altro dottore. Una estructura como esta, un poquito que salía del líquido, si os dais cuenta, esta zona, esta que se hunde en el líquido y aflora en superficie. Sí, y es que el líquido se estaba redistribuyendo en torno al borde del palo este, vamos a llamarle, del tentáculo, como le queréis llamar. A mí me parece más bien la rama de algo vegetal más que animal. Pero bueno, pues a lo largo, como es alargado, y además estaba plegado como si fuera en un arco, esto, pues yo iba siguiendo el trayecto y lo seguí de un extremo al otro. Entonces, esta es una de las partes que se introduce en el líquido. Podemos ver más fotografías para que os hagáis una idea de qué aspecto tiene eso. ¿Un hongo, José Luis? ¿Perdón? Como si fuera un hongo. Un hongo quizás. Como si fuera un filamento, pero que tiene. Mira, esto es una codadura que hace al introducirse en el líquido. Aquí se acoda. Si os dais cuenta, intenté hacer la foto del sitio donde se está angulando el filamento, como le llamemos. Esa es una foto de una acodadura, donde se está. No es algo estirado, sino que se acoda. Hace ese, pues eso, como si estuviera articulado. No es como un gusano, sino como si estuviera articulado. Sí. Y si seguimos, veremos más imágenes que se introducen en el líquido. Aquí ya es una de las partes en la que me di cuenta que el material este tipo azucarillo se acercaba a la rama, a esta parte. Digo, ¿y esto por qué no lo hace más atrás? Porque más atrás no había azucarillos pegándose aquí. Y conforme fui bajando, me fui dando cuenta de que efectivamente hay una parte del filamento que genera el filamento. Y en la parte que genera el filamento se le van agrupando los azucarillos. Fijaos si esto tiene cojones la cosa.
O sea, hay uno de los polos del filamento, genera el filamento, uno de los polos, y por eso atrae a los azucarillos. Y todo lo que está detrás es inerte. Conforme se aleja, conforme se va fabricando el filamento, el resto no atrae a los azucarillos. Luego hay un centro germinal a partir del cual se construye el filamento. Y es algo invisible, conforme lo veáis, lo iréis viendo. Siguientes. Esta es otra parte más alejada de la anterior. No las he podido poner en orden porque no me permitía, pero ahí seguimos bajando, sigo bajando, buscando el polo, el otro extremo que no lo encontraba, sigo bajando y me voy viendo imágenes como esta. Eso está, el azucarillo está bajo el filamento, no está dentro, está bajo. Se ha visto, vale, por transparencia. Y aquí, conforme ya nos vamos acercando, aquí veis una especie de espina que hace, por eso yo hablo más de algo vegetal, ¿lo veis a la izquierda? Aquí, sí. Hace una especie de protuberancia en punta, ¿lo veis? Es lo que me hace pensar que no es un gusano, eso no lo hacen los gusanos, no tienen ese tipo de estructuras. Y si seguimos bajando, se siguen pegando ahí, bueno, vais viendo cómo se van buscando los azucarillos, que son de forma, ya veis qué formas tienen, parecen como si fueran azucarillos, se van pegándose al joder, no sé, hay que bautizar esto, al, no sé cómo se llama, tentáculo, y es igual, hay una agrupación de azucarillos, y si seguimos bajando nos encontramos el polo que genera el ahí empezamos a acercarnos. Ahí ya estáis viendo cómo, conforme se va terminando el filamento, ahí este es el fin. Donde está, vale, el final está deshilachado, está deflecado. ¿Y por ahí es donde crece? Y por ahí es donde crece y ahí vais viendo cómo hay una mayor concentración de azucarillos. Yo tengo una imagen, que no sé si te la mandé o no, donde se ve que esos azucarillos de la parte izquierda, sí, esos no están pegados al filamento, están alejados. Y conforme fui pasando, bueno, me pegué la noche ahí esperando a ver qué pasaba con esto, pues en algún momento me di cuenta que ya habían tomado contacto con la estructura. Y en otras de al final ya se habían fundido, se empiezan a plegar los azucarillos como si fuera un acordeón y a medida de que pasa el tiempo van desapareciendo. Se les pliega, el material se pliega, parece un acordeón y van desapareciendo a medida que pasa el tiempo. Y yo ahora cuando llegué a casa, que llevo ya horas sin ir porque he estado trabajando todo el día, me voy a meter a ver si eso ha seguido creciendo o qué ha pasado con este extremo. Seguro que esto ha desaparecido, este filamento ha desaparecido porque cuando me desconecté sobre las 10 de la mañana, ese filamento ya estaba casi desaparecido. Estaba ya cubierto con otros azucaritos de estos. O sea, hay un polo generador del filamento y ese polo, sí, atrae el material que genera el filamento. Y ese filamento no sabemos qué material es, de qué material es. Si vemos más imágenes, este es el punto más interesante de la serie, es este, porque de ahí se genera todo. No es un ensamblaje artificial por campos electromagnéticos, es una generación de una forma que parece viva a través de una matriz que podemos aceptarla los que pensamos que la vida es otra cosa que no solamente células, pero que aquí no se están utilizando nanomoléculas, o sea, moléculas, ni biomoléculas, ni nada para generar células. Se está generando un tejido que parece vivo de forma, por una especie de absorción, de dilución de un material que está en la solución. Lo cual, eso choca con todo lo que nosotros conocemos de la biología. No hay formas que puedan crecer. Te das cuenta, la vida se define porque naces, creces, produces y mueres. No hay formas vivas que crezcan sin división celular, en el sentido de que haya algo que genera el tejido alrededor de la célula. No la hay. Y esto está generando una estructura que parece viva sin que haya células que fabrican eso. Luego, ¿qué clase de vida es esta? Que a través de una matriz invisible está generando estructuras solo con absorción de un material que no sabemos de qué tipo es, que parece carbono, pero que va generando estructuras por fusión, no por división celular. Como si, ni por ensamblaje electromagnético. Esto no lo está generando eso. Asimilar el contenido de esos cristales. Los asimila, los diluye como si fueran un azucarillo, conforme entra en contacto con la estructura se empiezan a fundir y a generar los anillos que estáis viendo ahí, porque se ve una cierta estructura en anillos. Te das cuenta que hay una especie como de las cañas de bambú que dejan una especie de pues no sé, si lo habéis visto alguna vez,
dejan, como hacen las redes, las raíces, por ejemplo, de las cañas de joder, las zonas de cañaverales, las raíces tienen esa estructura, como si fueran anilladas con una cierta, de un cierto espesor, y así van creciendo. Y eso parece una raíz, pero conforme te alejes de la zona de crecimiento, esa diferenciación entre los anillos se va perdiendo, y lo que es una estructura. Veramente incredibile, questo è uno dei tanti video dei laboratori, analisi da laboratori di tutto il mondo che abbiamo tradotti, mi raccomando guardateli con calma all'interno del nostro Rumble, eh. Vi ho fatto vedere un paio di punti perché si vanno a ricollegare alla serata assolutamente, ma ce ne sono a bizzeffe di questi video e analisi degli ultimi mesi che proprio vanno a coerenza con il caso Morgellons che abbiamo analizzato questa sera. C'era un'immagine bella nitida di uno di questi poli, ma non mi sembra qui dentro. Ora ci controllo. Forse sì, devo solo trovarla. Vedete, anche qui vanno a conferma con Bella. Hai visto quante cose si vanno a ricollegare l'una con l'altra dal passato a oggi? Questa è la prima volta, tra le prime volte che hanno analizzato la fibra. Questa è una corti che cresce sempre di più. Fin qua abbiamo visto tutto. Ok, dovrebbe essere qui, eh. Vi guardate anche queste immagini, dovrebbe essere qui. ¿Han visto ustedes el movimiento? No corresponde exactamente al movimiento del aire, ¿eh? Si hago una palmada o hago así, no se mueve. Sin embargo, con el aliento, fíjense ustedes, un mínimo cantidad de aliento, digamos que lo recoge. Es increíble. Responde al respiro. Es lo que se ha hecho llamar vulgarmente, como digo, Morgellons. Aquí termina la punta. Suele terminar en una puntita cogida por como dos pincitas. Ok, avete visto? Erano queste le immagini della struttura che vi volevo far vedere. Da ieri a oggi, quindi quello che è stato studiato, le fibre che sono state studiate gli anni scorsi, e l'analisi da laboratorio degli ultimi mesi per quanto riguarda la sperimentazione. Avete visto quante cose tornano collegate? Allora, spero che sia stato tutto chiaro. Adesso poi mi riguardo anche la registrazione. Spero che non abbia laggato. Vi posso salutare con calma. Sicuramente non è stata una serata leggera, ma comunque proficua, direi. Spero che sia stato tutto chiaro, che vi abbia fornito un bel quadro tra tutto quanto ritrovato nel passato oggi. Avete visto quante coincidenze. Vi mando mille baci, ci vediamo venerdì sera e domenica. Famiglia, grazie di tutto. È stata una bellissima registrazione, come sempre grazie a voi per motivarmi al massimo